Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale video. Io sono Lucio e sono in compagnia di Luca. Ciao. Hai avuto un attimo di dubbio su come ti chiamare? Dubbio, mi chiamassi. Diciamo che la cosa importante è che oggi vi proponiamo un'anteprima molto importante, ovvero quella dell'LG Optimus G Pro. Un'anteprima esclusiva direi, se non esclusivissima. Diciamo che la versione del telefono non è ancora quella definitiva, no. Siamo talmente avanti che noi ce l'abbiamo già, anche se qui in Italia uscirà ancora tra qualche settimana. Allora, sì, questa è la scatola e si riconosce dal fatto che c'è scritto G Pro, è anche più grande rispetto a quella del G tradizionale. Perché? Perché la differenza fondamentale tra il G e G Pro, che è questo, è del display. Sì, questo ha 5,5 pollici contro i 4,7 del G. Ed è anche leggermente diverso, come vedremo poi la costruzione. Di fatto questo è un phablet, quindi va a segnare il debutto di LG nella categoria dei phablet, che finora, sì, in realtà il G Pro l'abbiamo già visto in Spagna, a Barcellona, lì erano stati un po' fumosi su quando sarebbe arrivato in Italia, finalmente è arrivato, quindi questo vorrà dire che prima o poi arriverà ufficialmente anche nei negozi, insomma. Intanto vi faccio vedere la scatola. Questo colorino, insomma, questo colorino sale pepe. Mi ricordo i capelli di Cristian. Che oggi non è qui, purtroppo. Salutiamolo, ciao Cristian. Vabbè, bocca al lupo. Apriamo la scatola. Dunque, sotto la patelletta di carta c'è il... Patelletta, termine tecnico. Termine tecnico. C'è il G Pro, che chiaramente l'ho già acceso per farvi vedere, perché questo modello è LTE, quindi poi vi faremo vedere anche la navigazione in LTE, e c'è dentro la SIM di Vodafone LTE. Ma vediamo il contenuto della scatola. Sotto lo smartphone c'è, alzando il vassoietto, che è una delle operazioni facile, complicate. Vabbè, questi sono dei buoni per il mercato coreano, non c'entrano nulla. La cosa interessante da vedere, a parte i manualetti, è una seconda batteria oltre a quella già inserita. Entrambe sono da 3140 mAh, le cuffie stereo con il viva voce, il cavo micro USB. Questo è il alimentatore. Chi l'avrebbe mai detto? E questa è una docking station che non è sicura al 100% che la confezione sia poi la stessa di quella italiana. Noi vi abbiamo fatto vedere, in LG ancora stanno probabilmente decidendo cosa fare. Sì, noi in realtà vi ho fatto vedere quello che ci è arrivato e quello che potrebbe essere. Insomma, questo è il modello che viene commercializzato in Asia. Scusami, infatti questo è un primo contatto, poi dopo, quando avremo la versione definitiva, faremo naturalmente una recensione più approfondita. Sì, tant'è che alcune applicazioni, faccio vedere per esempio questo, sono addirittura in questa lingua, o per testimoniare ulteriormente che non è un modello destinato all'Europa, c'è l'antennina per ascoltare la radio e la divisione sui canali digitali coreani. Quindi si vede la TV coreana? Sì, da qua sì, la sintonizza. No, perché so che fanno dei telefilm interessanti. Molto interessanti, sì, sono delle fiction. Soprattutto dopo la mezzanotte. Sì, fanno 50 sfumature di coreano, è una fiction. Allora, rimanendo sull'hardware, display da 5,5 pollici in risoluzione Full HD, quindi 1920x1080. Il display chiaramente occupa gran parte della superficie frontale. Questa è la capsula auricolare, poi chiaramente c'è il sensore della luminosità e la webcam, il tasto hardware, che è una interessante novità rispetto agli altri telefoni dell'LG, perché permette di tornare all'home page e di accendere il display, i due tasti di touch, quindi per il menu contestuale per tornare indietro di un passo, continuando il tasto di accensione standby, che l'antenna vi ho fatto vedere ma non ci sarà nella versione italiana, e il jack da 3,5 pollici con il secondo microfono per ridurre i rumori, quindi migliorare la resa audio, il tasto per attivare delle funzioni particolari che poi vedremo, il bilanciere del volume, la porta micro USB e, per concludere, la parte posteriore, dove si testimonia quello che dicevamo prima, che è 4G LTE, poi vi faremo vedere la navigazione, la fotocamera da 13 megapixel, con i flash e lo speaker posteriore, e questa lavorazione, chiaramente la cover è in plastica, anzi faccio vedere come si elimina, perché si accede, mi confondo sempre con un altro telefono simile, si accede alla parte interna dove c'è l'antenna per l'NFC, quindi anche NFC, la batteria
questa è quella inserita, l'altra con la confezione, la SIM, questa è 4G, e la micro SD. Ecco, quindi parlando poi invece di quello che visivamente non si vede, il processore è un quad core Snapdragon 600 a 1,7 GHz. Sembra che non lo sapevi, che ti stupisci così. No, lo sapevo. Lo sapevi. Va bene, lo sapevi. Io lo sapevo, sì, tutti questi dati pensi che li stai leggendo. Sì. Poi dopo, cos'altro possiamo dire? Hai detto tu, memoria espandibile, però integrata 32 GB, quindi di memoria di archiviazione, 2 GB di memoria di RAM. E vabbè, abbiamo detto LTE, HSPA Plus a 42 Mbps, Bluetooth, DLNA e NFC, come hai già detto tu. Le dimensioni, e poi dopo contano. Passiamo, che contano, in questo caso contano tantissimo, 150,2 x 76,1 per uno spessore di 9,4. 172 grammi di peso. Android e Jelly Bean. Ora, sarò fumoso nella versione di Android, perché noi ne abbiamo ricevuta una, in Italia potrebbe avere un'altra. È Jelly Bean, quindi è sicuramente nel range di versione che va dalla 4.1 alla 4.2. Quindi fondamentalmente l'informazione è che Android Jelly Bean personalizzato chiaramente con la classica interfaccia di LG, dove tra le altre cose si nota che c'è il Q-Slide, che è questo metodo di gestire applicazioni in trasparenza, per cui si possono aprire più applicazioni e con questo cursore si gestisce la trasparenza. Questo perché? Perché permette di fare più cose, quindi di continuare a utilizzare l'applicazione e di utilizzare anche la parte inferiore, quindi per esempio si può aprire il calendario, ok, e quindi si mantiene qui il calendario, si mette leggermente in trasparenza e si continua a utilizzare la parte posteriore. Per chiuderlo basta fare poi tap sulla X, e questa è una funzione caratteristica di gran parte di Android LG recenti, cioè l'abbiamo già vista su G, l'abbiamo vista anche su altri telefoni. Idem l'interfaccia fondamentalmente è quella classica di LG. Mm-hmm. Quindi ha questi effetti di transizione. Allora, qua vedete un milione, forse di più, di applicazioni installate. Ribadiamo quello già detto, a parte che io ho installato le mie per fare i test, per fare le prove, ma ribadiamo quanto già detto, sono applicazioni che non tutte arriveranno in Italia. Vodafone ha già inserito le sue applicazioni per il calcio, le installate in automatico. Ma a te il calcio non piace? No, beh, no, io sono Formula 1, infatti io aspetto che Vodafone faccia la Formula 1, perché il calcio poi ho già vinto quest'anno, ho vinto il campionato, quindi... E così e mai, adesso immagino che le altre squadre che mi diranno. Però ci sono altre applicazioni, come accennavo prima, come vedete, che in Italia non credo arriveranno, cioè quella con la T, che è una specie di store, T-Store, quella per in coreano per la musica, e altre cosucce che sinceramente sì, non ho mai difficilmente, visto. Difficilmente, cioè, arriveranno, esatto, qui da noi. Beh, niente Luca, vogliamo far vedere qualche altro... Giusto, le impostazioni che hanno leggermente modificato alcune cose, ci sono questi tastoni per accendere e spegnere le cose, c'è una doppia modalità, io qui ho già attivato la modalità completa, in realtà si può passare a una visualizzazione più semplice e compatta, dove ci sono solo le funzioni fondamentali e non ci si addentra nelle funzioni più specifiche. Faccio un esempio. Da qui non si può modificare la PN, e io, avendo Vodafone con un determinato profilo, ho preferito passare all'interfaccia completa per andare a modificare la PN e digitarla a mano, ma sono una questione di abitudine, perché poi in realtà qui basta cercare nel menu e si trova fondamentalmente tutto. Io preferisco personalmente la visualizzazione classica a elenco rispetto a quella suddivisa per categorie, giusto per farvi vedere qualche cosa che probabilmente ci sarà nella versione italiana. Ecco, vogliamo fare vedere ad esempio la navigazione internet? Allora, qua siamo in... escono solo siti a luci rosse? No, non è ancora fatto. Ah, ok. Allora, qui siamo in LTE. Tra l'altro faccio notare una cosa interessante, LTE, che questo telefono mi dà 4 attacchi su 5 rispetto ad altri telefoni LTE di altre marche, da Apple a Samsung, passando per Nokia eccetera, in questa stessa stanza danno meno attacchi, quindi questa è una cosa interessante. Faccio subito vedere intanto lo speed test LTE. Accetto. Inizia il test, lo faccio vedere in diretta, è la prima volta che lo facciamo, quindi non ci sono... Speriamo tanti... di non fare brutte figure. Speriamo, ma se mai lo fa LTE. Ah, però
Io finora ho visto dati superiori ai 20 megabit per secondo solo, solo in un caso con l'HTC One qua all'aperto, neanche qui dentro. Quindi questo ha fatto 26 circa megabit per secondo in download e circa 8 in upload, quindi direi che è un risultato eccellente. Facciamo anche una cosa, magari si vede meglio, mettiamo la luminosità e vedete i dati sono notevoli. Poi proviamo ad andare sulla navigazione effettiva, lo facciamo con Chrome, non con il browser di Google, di Android, scusate. Come vedete abbiamo proprio aspettato voi per vedere come funziona, dobbiamo ancora accettare tutte le licenze e fare molte cose. Vai, ma mettiamo il nostro, mettiamo quello di Cellulare Magazine. Che fatica. Beh, però è abbastanza ampio come tastiera. Stavo notando che... No, perché il nome del sito è lungo solo per questo. Sì, sì, rispetto ad altri tastiere i tasti sono ben distanziati, quindi anche abbastanza... Poi chiaramente era appoggiato al tavolo e... Beh, insomma, abbiamo visto intanto con l'LTE l'ha caricato velocissimo e poi anche il muoversi... Hai visto il gatto alieno? Bello il gatto alieno. Piace? L'ho fatta io, l'ho fatta io. Sì. Ma l'hai anche conosciuto quel gatto? È mio. È il tuo? Ma è quello cattivissimo che sta antipatico a tutti. Che si deve graffiare tutti. Certo che è particolare, con la coda così che fa da bilanciere per evitare di cadere col suo zampe, non è male. Vabbè, quindi insomma, scherzi a parte, abbiamo visto questa cosa qui. Vogliamo far sentire anche magari l'audio, sì, una canzone? Faccio vedere intanto come si accede al multitasking. Queste sono tutte le applicazioni che abbiamo aperto finora, quindi ne abbiamo aperte anche parecchie e non avete notato rallentamenti, latenze nei tempi di risposta. Vabbè, parliamo pur sempre di un quad core, insomma, quindi... Io ho scelto una canzone a caso e da Google Music, quindi questa, giusto per dare una caratteristica, questa canzone che ascolterete è ospitata su Google Music facendo il ripping da un CD a 320 e trasmesso in streaming, chiaramente dal cloud. Bella, eh? Bella, bella. Devo dire, mi piace di più Bublé, però anche questo non mi dispiace. Dove è? Da qualche parte di Tortoni, la prossima volta lo facciamo ascoltare. Un'altra cosa che non vi abbiamo detto è il menu contestuale nella schermata home. Da qui si possono scegliere i temi, ci sono alcuni tipi di temi con colori, scusate, con bello colori rosa. Mettiamo questo qui rosa, che è fashion. È simile al maglione che avevo su oggi. Come io non l'avrei detto fosse stato in te, però bellissimo, se non hai vergogna è di moda. Poi da qui si possono personalizzare le interfacce, quindi aggiungere schermate home o portare i collegamenti o attivare i widget. Non c'è spazio, insomma, mettiamo qui per esempio un fotografico, mettiamo più un po', giusto per farvi capire com'è. Potete modificare lo sfondo e chiaramente le applicazioni sono suddivise fra quelle preinstallate, che sono tutte queste, e quelle che avete scaricato, quindi quelli accessori, non so, per esempio il tag NFC. Inutile dire che poi ritroverete tutto quello che avete fatto all'interno del desktop. Certo. Va bene, Luca, abbiamo fatto 14 minuti, direi che per un'anteprima sono pure troppi. E credo che il prossimo video, la recensione vera e propria, avevamo intenzione di fare in circa 7 ore, però... Però adesso lo sappiamo, erano tra 7 e 9, però giornata, proprio andare in giro per Milano quel periodo, adesso vediamo. Vabbè, io quel giorno purtroppo ho da fare, un impegno, ho una visita, quindi niente, vabbè, adesso scherzi a parte, diciamo questo primo contatto con l'LG Optimus G Pro, difficile dire quando sarà effettivamente nei negozi, ancora più difficile dire un prezzo, sì, a quale sarà venduto, anche se... Vabbè, si possono fare delle ipotesi, viste le caratteristiche tecniche della concorrenza. Diciamo che non si dovrebbe discostare molto dall'intorno dei 700 euro, ma è chiaramente una nostra pura... Tra i 600 e i 700. Esatto. Teniamo una tra i 600 e gli 800, top. Vabbè, tra gli 0 e i 1000. Sicuramente.
Vabbè, quindi non, avete capito che non lo sappiamo. Quindi però accontentatevi, dai. Va bene, allora per l'LG Optimus G Pro è tutto da Lucio e da Luca, a presto, un saluto.